tutti ragazzi. Buongiorno a tutti i professori e a tutto il personale della scuola. Oggi è un giorno particolare, è il 27 di gennaio, giorno della memoria. Negli anni passati ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in aula magna, in sala Gervasi, nella Galleria del Furia, per vedere un film, per un confronto, per un dibattito, per un incontro. Quest'anno la pandemia non ci rende possibile questa modalità di incontro. Non possiamo guardarci negli occhi, ma possiamo sentirci. Sentirci vicini e uniti in questa ricorrenza. E per questo abbiamo pensato di raggiungervi così, nelle vostre aule, con un messaggio. Un messaggio che ha un richiamo a non dimenticare. A non dimenticare uno dei capitoli più tristi e orribili della nostra storia. Un capitolo in cui il crimine, il massacro, quello che viene chiamato l'olocausto, si è unito ad un altro delitto, che è quello nei confronti della dignità della persona, della dignità dell'uomo. Ecco, io voglio dirvi oggi, salvate la vostra dignità, sempre, quella personale e quella di chi sta vicino, partendo da quella dei vostri compagni di classe. Ma voglio anche ricordarvi che noi oggi siamo qui perché siamo persone libere e la scuola è un luogo di libertà perché è un luogo di cultura. La conoscenza, la cultura rendono liberi. Dalla raccolta, dalla pietà e dalla gioia, un volto tuo.